aspettiamo che formalmente questa richiesta di archiviazione venga depositata e poi chiaramente andremo lì a contestare il tutto. Evidentemente a Luca Ventre, il 35enne per metà originario della Basilicata, quella mattina del 1 gennaio del 2020 capitò una morte in circostanze mai chiarite del tutto, ma nel posto sbagliato. L'ambasciata italiana a Montevideo, in Uruguay, dove Luca si era recato e da dove, come mostrano i video di sorveglianza, non uscì mai sulle sue gambe prima di essere dichiarato morto in ospedale. Dopo 2 anni, un tempo incomprensibilmente lungo, quello che la famiglia temeva si sta verificando. La richiesta di archiviazione da parte del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, lo stesso che si sta occupando del caso Regeni, nonostante proprio l'autopsia italiana, la seconda dopo quella effettuata in Uruguay, sancì che Luca morì a causa di un'asfissia meccanica violenta ed esterna causata da una prolungata costrizione del collo. Le stesse modalità che in America mobilitarono tutti dopo la morte di George Floyd e che invece, nel caso di Luca, sembrano non bastare per continuare a chiedere giustizia. Un percorso che la famiglia non ha intenzione di interrompere. Ci ha preso veramente alla sprovvista, perché non immaginavamo, anche per il tempo trascorso, perché dico, se l'orientamento era questo, perché ha atteso 2 anni? Mi faccio anche una domanda di questo genere, però alla fine il tutto si ricompone nella necessità di mettere a tacere principalmente sulle responsabilità per quanto riguarda la nostra ambasciata lì, che il dottor Colaiocco, no? Ha comportamenti completamente, veramente non ne riesce a capire la logica, no? Da un certo punto di vista, perché con Regeni si comporta in un modo, cioè lì non hanno individuato i responsabili, però lui ha forzato la mano, no? Mandando delle notifiche su delle persone, accusando delle persone, infatti non gliel'hanno accettato, gliel'hanno rimandato indietro, no? Nel nostro caso, dove lui ha in mano tutti i documenti, le prove, dal referto medico in poi, dove le persone sono chiaramente, i responsabili sono chiaramente individuabili, lui viene a dirmi che non può procedere per un problema di giurisdizione. Cioè, prima di tutto il rispetto della vita delle persone, il diritto ad avere giustizia delle persone. E poi ci vuole la norma che porta la magistratura.